Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video di Ghost of Tsushima voglio spiegarvi a cosa servono i grilli canterini. Nella mappa di gioco troverete all'incirca 20 grilli canterini che dovete raccogliere in questo modo. Quindi sono gabbie con le quali interagite e le raccogliete come fossero pergamene o oggetti collezionabili. Non sono presenti nella mappa, a differenza delle volpi, quindi come gli uccelli d'oro non sono presenti nella mappa. Dovete trovarli esplorando le varie località e catturarli, diciamo interagire con loro. A cosa servono i grilli? I grilli canterini servono praticamente a sbloccare nuove melodie da suonare con il flauto. Infatti, se andate qui nel menu del flauto, vi dice quanti grilli dovete catturare per sbloccare una nuova melodia. Melodie che ovviamente hanno un uso differente e una volta suonato il flauto cambierete il clima, quindi a seconda poi della musica avrete un clima diverso, quindi pioggia, nebbia, tempesta e sole. Quindi suonando ad esempio questo brano con il flauto automaticamente cambierete il meteo e quindi diciamo verrà influenzato, come in questo caso che inizierà a piovere e diventerà nuvoloso, a seconda del brano che avete scelto.